Dottor Marco Spirito, commercialista algherese, dopo esserci lasciati alcuni mesi fa per commentare le misure del governo, ci ritroviamo oggi. Che effetti hanno avuto, secondo lei, proprio questi interventi legati ovviamente alla crisi connessa alla pandemia? Beh, allora, sono state tante le misure che si sono susseguite in questi mesi, alcune un po' più lunghe, un po' più di difficile applicazione, altre molto rapide, come per esempio il Ristori bis con bar, ristoranti e alberghi che hanno già ricevuto tra la settimana scorsa e l'inizio di questa settimana le somme promesse. Su questo sono stati veloci, dobbiamo prenderne atto. Forse ci sono stati dei ritardi anche un po' troppo pesanti riguardo la cassa integrazione. Sì, lì diciamo che le criticità con l'INPS sono state tante per un susseguirsi di norme circolari, alcune veramente cervellotiche, nuovi codici, quindi lo stesso sistema dell'INPS si è un po' impallato, arenato, ha fatto fatica ad acquisire i dati e ad autorizzare le domande, quindi ci sono stati ritardi grandi. Adesso diciamo che le casse integrazioni fino ai mesi di giugno e luglio sono state liquidate. Le successive, adesso vedremo col nuovo giro di settembre, ottobre, novembre, la tempistica, mi auguro più rapida. Mentre per quanto riguarda la regione, anch'essa ha preso delle misure, a partire da quella del bonus, che se anche ancora in definizione, però ha già avuto dei primi risultati, poi anche legate stagionali e imprese turistiche. Sì, allora il fondo di rotazione del turismo sta erogando un po' lento. Domande presentate il 29 aprile. Destinazione Sardegna, un altro fondo a fondo perduto piuttosto importante, stanno facendo l'istruttoria, però anche qui le tempistiche temo che ci vorrà diversi mesi ancora, nonostante il lavoro dell'assessorato al lavoro a Cagliari. Adesso da ultimo è uscito un interessante bando per i lavoratori stagionali che sono rimasti, tra virgolette, a terra quest'anno. Quindi, per esempio, se uno ha lavorato nel 2019, giugno, luglio, agosto, come lavoratore stagionale del turismo, prende per se non ha lavorato nei corrispondenti mesi del 2020, quindi per esempio uno che non ha fatto nulla, giugno, luglio, agosto, prende 1000 euro al mese per giugno, luglio ed agosto. Se è stagionale del turismo, se è stagionale di altri settori, prende 600. Questo si va ad aggiungere chiaramente alle misure sui mesi di marzo, aprile e maggio che invece ha erogato l'INPS. Arriviamo invece a livello locale. Dal suo osservatorio privilegiato sicuramente ha un po' il termometro della condizione economica locale, che sicuramente non è rosea, è ovvio, ma ci può dire qualcosa di più? La situazione non è rosea, ma questo non c'era bisogno di sottolinearlo. Adesso vediamo. L'inverno algherese, purtroppo, per mille motivi, è già qualche anno duretto, definiamolo. Quest'anno tendenzialmente sarà ancora più duro. Diciamo che ci sono alcune aziende che in modo o nell'altro si stanno cercando di reinventare e comunque la classe imprenditoriale in generale, italiana, su questo ha sempre una bella inventiva, le piccole e medie aziende riescono sempre più o meno a rialzarsi. A sto giro sarà tosta, ma veramente tosta, ci sono comparti in difficoltà veramente estrema, a parte bar e ristoranti che se ne parla sempre, però la filiera commerciale, il commercio di abbigliamento, il commercio in generale è in enorme difficoltà ed viene dimenticato. Per esempio nell'ultimo decreto ristori hanno preso solamente bar, ristoranti, alberghi, parchi avventura, sale scommesse, però per esempio i commercianti di bibite che vendono e vivono di commercio, il commercio all'ingrosso di bibite e alimentari che vendono ai ristoranti e ai bar, che quindi sono fermi a loro volta, non hanno preso nulla. Questa è una grave dimenticanza. Speravo che le ristori bis inserissero questi Ateco, non l'hanno fatto. Io spero che lo prevedano in futuro. Sempre restando sul locale, vista tale condizione che purtroppo durerà ancora per qualche mese, si spera, secondo lei, anche dal punto di vista di rappresentanza sociale, che vista la sua partecipazione anche alle elezioni nella lista dei riformatori, ne sarà sempre più necessario attivare importanti progettualità da parte dell'amministrazione proprio per sbloccare, occupazione e sviluppo? Le progettualità sono fondamentali perché ora, allora, finché diciamo tra virgolette va tutto bene, il pubblico può un po' latitare, diciamo il settore pubblico, ma nei momenti di difficoltà del settore privato, come adesso e come vivremo la crisi che sarà conseguente, perché tutto il 2021, anche quando finirà questa pandemia, saremo sempre in affanno,
È fondamentale che il settore pubblico riparta, e riparta con cantieri, con attività, con qualche comunque forme di sostegno sia di reddito sia di riqualificazione urbana. Ma sono sicuro che qualcosa verrà fatto.